Destreggiarsi tra ostacoli, passaggi su gomme e fosse piene d'acqua. Chi ha già partecipato alla Verona Force Run sa di cosa si tratta e qui il percorso è sempre più curato e reso impegnativo tanto da guadagnarsi il riconoscimento di tappa del campionato italiano OCR. Si parte domenica dal Giarol Grande, parco dell'Adige Sud, con le tre gare Hard, Rock e Fast. La prima 10 km di tracciato come la seconda, la Rock, che però non è competitiva. In ultimo la Fast con partenza alle 12-5 km e un percorso di certo meno impegnativo. Ma la manifestazione sarà anticipata dalla tappa per i più piccoli il sabato con la Verona Force Run Kids per ragazzi dai 5 ai 14 anni. Corso rinnovato, eh, se non nel chilometraggio, anche in alcuni passaggi all'interno ovviamente dello splendido parco eh, naturale dell'Adige Sud, eh, con ostacoli nuovi, rinnovati, alcuni grandi classici, ovviamente i muri di legno, eh, le pozze di fango, ma poi ci sono del, degli amminicoli con cui riusciamo diciamo, a far divertire anche il minimo di trasporto e di passaggio sotto le griglie con, aggiungendo un trasporto. Inserendolo all'interno di questo passaggio. Sabato ci, saranno, ci sarà la, il camp prima del sabato dalla della mattina per, per i bambini, quindi daremo 10 ore per i bambini di provare gli ostacoli, poi eh, il, il finale, la, la, la competizione, la gara, la, la Forza Run Kids aperta a tutti quanti: sia ai bambini della, delle materne sia ai ragazzi più grandi delle medie.